Fedez è una nullità sostenuta da qualche parabeksaid occulto. Fedez è una nullità sostenuta da qualche parabeksaid occulto. Lo dice la bella Giulia Berdini, che sarebbe fidanzata di Franco Di Mare, il quale Franco Di Mare sarebbe il direttore di Rai 3, e ci sono 36 anni di differenza tra Giulia Berdini e Franco Di Mare. E a proposito di tale differenza, Franco Di Mare, che deve essere una persona colta, ha citato il filosofo francese Blaise Pascal, che io ho studiato tantissimo, Blaise Pascal, grande Blaise Pascal, che visse al tempio di Cartesio. Blaise Pascal scrisse i pensieri, e nei pensieri dice che il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce, per cui Franco Di Mare, che è una persona colta relativamente alla differenza di età tra lui, Franco Di Mare e Giulia Berdini, 36 anni di differenza, ha detto che, appunto citando Pascal, dice il cuore ha delle ragioni che la ragione non capisce. Ha parlato del cuore, capito? Ha parlato del cuore, ha tirato un ballo il cuore, cioè l'amore, questo è dedicato all'amore patriarcale, all'amore, capito? Mica ti sei innamorato, il tuo cuore non sei mica innamorato di una qualche povera vecchietta dell'ospizio. Franco Di Mare, ma che mi tiri in ballo è Blaise Pascal, a me tiri in ballo Blaise Pascal, ma io sono Serafino Massoni, lo vedi chi sono io, Franco Di Mare, e tu mi tiri in ballo Blaise Pascal, il grande filosofo francese Blaise Pascal, che visse al tempo di Cartesio. Ti rimbalzo Blaise Pascal per giustificare la tua relazione con Giulia Berdini, che ha 36 anni meno di te, potrebbe essere tua figlia, dal punto di vista biologico, pure la nipotina potrebbe essere, pure la nipotina tua potrebbe essere. Beh, ma che succede? Succede che questa Giulia Berdini si scaglia contro Fedez si scaglia contro Fedez, perché Fedez si è messo un po' contro la Rai, capito? Sulla questione di quel signore che diceva che se lui ci avesse un figlio omosessuale lo metterebbe in forno. Insomma, c'è stato un diverbio tra Fedez, o un malinteso tra Fedez e la Rai. Allora, Giulia Berdini, siccome è fidanzata di Franco Di Mari, che è direttore di Rai 3, si mette contro Fedez, dice che Fedez è una nullità del mainstream, una nullità. Sì, Giulia Bettini non lo sa che Serafino Massoni sono almeno 20 anni che dice che il nulla non esiste, esiste tutto, il nulla non esiste, capito? Giulia Bettini, ormai sono 20 anni che io sul web vado dicendo che il nulla non esiste, è una parola senza il referente. La conosci la linguistica tu? Giulia Berdini, conosci la linguistica, è la scienza del linguaggio. La scienza del linguaggio, capito? Il referente, perché la linguistica ti insegna che ci sono le parole, ogni parola è un segno o significante. Ogni parola nella linguistica si chiama segno o significante. Poi ogni parola ha un significato. Il significato è l'idea che tu hai nella mente. Se tu dici la parola tavolo, tavolo, il significato è l'immagine del tavolo che si forma nella tua mente. Poi, se tu dici la parola tavolo, il tavolo è quel tavolo lì, è il referente, il referente.
il referente, però se tu dici la parola nulla non ce l'hai il referente, perché il referente del nulla non lo puoi toccare, non lo puoi vedere, non c'è. Capito? Quindi tu non puoi dire che Fedez è una nullità del mainstream, è una nullità, non le puoi dire questo. Io sono Serafino Massoni, sai, io la conosco molto bene la scienza del linguaggio, si chiama la linguistica si chiama. Ci sono le parole che sono segni o significanti, ci sono i significati e poi ci sono i referenti, hai capito? Io posso darti delle lezioni di linguistica, sai, Giulia Bellini, poi ma che fai? Ti metti contro Fedez, che ha difeso gli omosessuali, ma tu non lo sai, Giulia Bellini, non lo sai Giulia Bellini che è la metà dell'umanità. All'incirca la metà dell'umanità è fatta di omosessuali, tra gay e lesbiche, la metà sono omosessuali, non lo sapevi tu questo? Ma non lo sai che nella lingua latina c'era il genere maschile, il genere femminile, il genere neutro. Nella lingua latina, anche nella lingua tedesca odierna c'è il neutro. Solo noi italiani l'abbiamo tolto, è neutro. Perché per noi italiani le cose sono o maschili o femminili. Hai capito? Sai quante cose ti potrebbe insegnare Serafino Massoni? Lo sai Giulia Bettini? Io sono questo qua, Giulia Bettini, guarda. C'hai qualcosa da dire contro Serafino Massoni? Guarda che bello che è. Io potrei insegnarti tante cose sul fatto della linguistica, anche in fatto di lingue straniere. Sai che c'è una mia celebre opera, Aspetti della lingua inglese nella scuola e nella società, dove io parlo proprio di queste cose, che il fatto per esempio che nella lingua italiana c'è solo il maschile e il femminile, invece nell'antica lingua latina, ma anche nella lingua germanica e in tante altre lingue attuali, c'è maschile, femminile e neutro. E tu ti metti contro Fedez, che invece Fedez si è messo a fianco degli omosessuali, e la metà dell'umanità circa la metà è fatta di omosessuali, è fatta tra gay e lesbiche. Dio, quante cose che ti potrei insegnare io, Giulia Bellini. Altro che Franco Di Mare, che ha 36 anni e più di te. Sì, io ho 81 anni, però io sono convinto di essere più colto di Franco Di Mare, anche se Franco Di Mare ha citato Blaise Pascal, ha tirato un ballo al cuore, ha tirato un ballo. Va bene, cara. Va bene, cara, Giulia Bellini, dai. Rettifica il tuo intervento contro Fedez, rettifica alla luce delle notizie che ti ho dato con questo video. Va bene, cara, va bene. Hai capito che cosa fa Franco Di Mare relativamente alla differenza di età tra lui e te ha tirato un ballo Blaise Pascal, ha detto che il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce. Va bene, cara, la musica è sempre la stessa, cara. A te, Giulia Bellini. A Franco Di Mare, a Rai 3, a Blaise Pascal, ma soprattutto a Fedez, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.